21 di settembre, c'era anche forse una canzone importante, famosa, quindi qualche L'estate sta estate. finendo L'estate è finita praticamente e un anno se e ne va. come potete vedere, cari amici, questo è il foliage, si chiama così, autunnale. Ci sono già le foglie, ci sono già alcune foglie gialle e siamo ai giardini a lago con questo appunto queste tinte di autunno e ci sono già anche le castagne per terra, alcune castagne, ma di quelle che non Quelle sono di matte. quelle matte, che non sono così buone da, anzi non sono per niente buone da mangiare. Saluti a tutti, buongiorno a voi cari signori, care signore, c'è con noi Eccomi qua qua. Sandra. Buongiorno. Buongiorno Sandra, Oh là là. che ci racconterà subito la filastrocca. Fa vedere le Castagna castagne, matta fa vedere le castagne. Ma questa è la. contro l'influenza e il raffreddore. Ecco, Va messa, queste tenuta però in non tasca. sono buone da mangiare, No. Poi se assolutamente avete qualche amico che ci tenete, gliele volete far no. arroster. Foliage d'autunno, Fate voi. allora con Ruggero, con Jack, Franca, Clara, Teresa, Valeriana, Giuliana, buongiorno, Ines, Lidia, buongiorno, Cecilia, c'è cioè tua sorella Simona, Buongiorno a buongiorno. tutti. Buongiorno a tutti con questo. Eh già, in effetti, Sandra, queste sono tinte d'autunno che io non mi ero accorto. Siamo ai giardini, qua sotto, devo dire che è forse il punto dove. Ciao anche a Iskra, buongiorno a Cecilia, la nostra amica dalla Svizzera, a Sì, proprio Ruggero. autunno, cioè E sembra, direi che però anche fa il clima. È caldo. caldo, non è. Dai, non fa freddo. Ma non fa niente. Vabbè, comunque, è un autunno, diciamo che è un autunno un po' anomalo. Queste sono ancora foglie. Devo dire che però tutto sommato a volte io ricevo delle segnalazioni, delle lamentele, delle proteste, però non mi sembrano, i cittadini sono tenuti bene, devo dire, non sono così conciati come qualcuno mi ha segnalato, anzi, ha detto che anche il lavoro degli uomini di Aprica è sicuramente molto importante, quello che fanno al mattino. Pietro ci saluta, pioggia a Nocera, le castagne sono matte, dice Lidia, come te, Sergio, fra un po' raccogliamo le castagne. E beh, fra un po' ancora Sì, presto, dai. signor Sergio, buongiorno a te. Poi Adesso salutiamo Loredana, auto poi è salutiamo Gabriella. mesetto, si Primo stanno giorno cuocendo. d'autunno, ciao Ornella, buongiorno a te, un saluto ad Adriana, ciao, buongiorno a Fernanda, Antonio, Sergio, Pietro, buongiorno. Paolo Alberto, anticipo di autunno. No, beh, è giusto oggi, Ah, ma è giusto, Rosì. avevamo il dubbio, no? Il 21 settembre che 21 inizia settembre, autunno. è l'autunno o ottobre? No, settembre. Ah, siamo sicuri? Sì. Siamo sicuri? Vabbè, settembre, ottobre, vabbè, sì, poi c'è l'inverno, sì, Chiediamo certo. l'aiuto da No, casa. ma dopo c'è l'inverno. È un autunno un po' anomalo, No. devo dire, un po' anomalo, anche perché arriva dopo giorni di caldo, perché nei giorni scorsi ha fatto un caldo esagerato. Veramente. Allora, ciao, allora anche a Monica, a Marina, buongiorno a te Marina, Oggi. Elisabetta dice anche lei buongiorno autunno, quindi ci No, siamo. dai, Marilena, autunno. buongiorno, ok, poi le castagne che portano fortuna. Buongiorno Cinzia, o meglio, aiutano forse, questo è Ma ne ho prese il qualcuna, c'ho le proverbio popolare, dice tasche. che aiuta. Ciao Cinzia, buongiorno anche a Giacomina, a Monica, un saluto a te, un saluto ad Andrea. Ciao ragazzi, buongiorno Virna, Cinzia, Silvana da Albate, buongiorno presente, c'è anche Massimo, buongiorno a te, c'è Marina, c'è Ma tu Luca. ti svegli stamattina, Marilena, attivi? Giovanna, Ma che buongiorno da bravi! Bellagio, ieri abbiamo festeggiato, era il suo compleanno. 23 settembre, autunno alle ore 9, ci scrive Valeria, Vittoriano, dal punto di vista proprio Proprio meteorologico. ok. Buongiorno a Giovanna, stiamo cogliendo ancora pomodori, cetrioli e melanzane. Però, Però è vero, eh sì, dai, è l'orto. stato un'estate incredibile e quindi anche un autunno che arriva ma con delle temperature poco autunnali. A Franca facciamo un saluto, lo facciamo anche ad Anita, a Marisa, buongiorno Marisa, a Saveria e adesso a Orazio da Canossa. Buongiorno Orazio. Ciao Orazio. Orazio, una castagna in tasca, tienila che tiene lontano l'influenza, ci dice Eh sì, Paolo Alberto. Anche influenza Eudocchia la ci saluta, prendiamo, poi anche certo. Emanuela e la sciura Ciao Rosina. Buongiorno Francesco! a Maria Rita, buongiorno ragazzi. Allora, T'apporterò filastrocca. la castagna. Filastrocca. Allora, ecco l'autunno con le foglie cadute, scaldate dal sole, ormai vissute. Cullate dal vento, rosse e gialle, volano felici come farfalle. Resteranno solo dei tappeti colorati nei boschi, sui prati e sulle strade. Portano dentro il sole dell'estate, bruciate, dorate e abbagliate.
poeti e pittori ti hanno acclamato, i giorni più corti si accende il camino. Il contadino schiaccia l'uva e fa il vino. Ed è questo l'autunno, dove ci sono castagne, vino, il primo camino che si accende, insomma, tutti questi sono degli spunti che ci portano all'autunno. L'autunno che è anche questo, sono anche i colori, perché da adesso in avanti adesso ci saranno dei grandi colori, assolutamente. E a proposito, i grandi colori, vi ricordo, settimana prossima c'è anche orticolario e quindi sarà un florileggio importante anche lì di colori. Vi faremo vedere tante belle cose. Ci vogliono tre castagne, ci ricorda Orazio. Ce l'hai tre? Una, due, aspetta. Buongiorno ad Angela, l'autunno quest'anno inizia il 23 di settembre, ok, noi l'abbiamo anticipato di due giorni, grazie. Bravissima Sandra, complimenti dal poeta Mario, buongiorno poeta. Buongiorno Mario. Auguri nipote di Clara, buongiorno ancora a Graziella, buongiorno a te, a Gloria, Benidorm, Spagna, buongiorno a te, un saluto. Hola. A Gloria, buongiorno a te, e poi il poeta Mario, l'abbiamo salutato, Gian, Cinzia, un saluto anche a Margherita dalla Sardegna, a Rosina, a Katia, ad Elisabetta, ciao Elisabetta, buongiorno, un saluto anche ad Anna, appuntamento molto gradito, un caro saluto poi a Emanuela, buongiorno a Eudokia, ad Anita, a Franca, buongiorno ancora. È caduta una castagna qua vicino. Ma ci arrivava la castagna. Miseria. Esatto, guarda, ecco. Sono cadute le castagne. Quindi ecco, sono queste le castagne. Guarda. Le castagne matte, effettivamente. Fai vedere cosa sono. Chi è che ha detto che portavano fortuna? Se la becchi in testa. Ce l'ha scritto un nostro amico, adesso non Alberto, mi ricordo più. Forse. Paolo Alberto. Allora, Emanuela, buongiorno anche a te. Buon inizio d'autunno. Ciao, saluti a Cristina, buongiorno. Formalmente, allora, molti ci hanno scritto che inizia il 23 di settembre. Vabbè, siamo quasi. Però ci siamo quasi. Siamo ai giardini a Lago di Como. La giornata è così e le previsioni non sono buone. Castagne d'India, scrive. sono castagne un po' particolari. Comunque non si possono mangiare, sicuramente. No. Le teniamo in tasca e se portano fortuna, se ci aiutano a tenere lontani i malanni, anche quelli stagionali, l'influenza, il raffreddore, il Covid, perché purtroppo c'è ancora, tanto di meglio. Ciao Anna, buongiorno. Mary che dice i campani, suonano sia a Sant'Agostino che in Borgovico. In effetti c'è un duplex. Buongiorno ad Anna, buongiorno appunto anche a Fabiola che ci saluta. E un po' di là. Lori, buongiorno. Isa, ciao anche a te. Oggi San Matteo e buongiorno e auguri. Allora Matteo, ciao Isa, grazie. A Bianca un saluto. Auguri Sandra, al sindaco di Cernobbio allora. Esatto, al sindaco di Cernobbio. Sandra, brava, sempre delle belle ispirazioni. Molto bene, un saluto anche all'amico Dino del Mariano Comense, grazie. A Enza che ci saluta, a Saverio, buongiorno, c'è bellissime le filastrocche. Ne hai un'altra di filastrocca? Sì, ciao dai. Anche a Lorena, che una ci scrive breve, da breve. Sedriano, buongiorno a te, un saluto a Bianca, a Romeo, a Cinzia e anche a Cermenate dice che fa caldo. Così anche qui a Cermenate ha come cielo, scusami. Okay. Ciao a Tiziano, buongiorno a te, un saluto a Rudy che c'è sempre, buongiorno Rudy, buongiorno a Mimma, ci sono praticamente tutti, c'è anche Lorena, molto bene, ci sono gli uomini di Aprica che stanno andando in giro per il lavoro, buongiorno a Maria. E allora, l'autunno e i suoi colori e Sandra e le sue filastrocche. Ti saluto estate dalle gambe abbronzate, dei tormentoni e il prosciutto coi meloni. Del caldo, del sole, del mare, in compagnia, fuori a ciarlare. Autunno dunque, sei benvenuto e all'estate faccio il mio saluto. E allora salutiamo l'estate, perché salutiamo in effetti l'estate. Formalmente possiamo dire che da oggi, anche se inizia poi magari, siamo si sta preparando, in autunno, dai, sta facendo le valigie. Saluto Giovanna che ti fa i complimenti, un saluto a Mary, al Fritz di Erba, ad Orazio, a Patrizia, buongiorno a Tiziano, Patti, Vilma, ciao, buongiorno anche a te, tanti amici che ti salutano, ti fanno i complimenti, Lorena, Tiziana, Cinzia, Romeo, Anna, Clara, Emanuela, buongiorno anche a te, Lori, ok, perfetto, e c'è anche Calogero dalla Sicilia. E poi c'è Angela invece dalla Germania. Calogero, fai ancora il bagno?
Non lo so, non lo so. Di sì. Vilma, buongiorno. Elisabetta, buongiorno anche a te, ti fai complimenti, grazie Elisabetta. A tutti. Allora, l'autunno inizia e, con tanti appuntamenti, castagne, eccetera, eccetera. Le strie di Roenna. Le strie di Roenna, insomma, ce ne sono tanti. E allora, dai, è noi... bello l'autunno. È bello, sì, è bello, devo dire piace. Che c'è chi gradisce di più l'estate. Comunque bisogna fare un po' il cambio adesso di stagione, quindi anche di vestiti, vedo che in effetti in questi giorni... Allora, al mattino adesso ci vuole il giubbetto, sicuramente, come dice l'asciura, il gipunì. Domani con l'asciura Ornella saremo con lei per il saluto del buongiorno. Oggi ringraziamo la nostra amica Sandra che ci ha portato le filastrocche. Sempre per la compagnia. E il buon umore. Il Fritz che dice che adesso è il tempo di far funghi, effettivamente, ecco, oltre alle castagne, Sandra... Vanno anche a funghi. Anche i funghi, buongiorno. E state attenti. E state attenti. Perché vanno un simpatica po'... la filastrocca Maria, un saluto anche da Cecilia, brava Sandra, brava da Emanuela e poi c'è Cecilia Rosa. Hai visto anche tutto lo sporco del legno del lago che è arrivato giù? Ah, lo so, è quello sì, è vero, è probabile. Per le piogge. Purtroppo la pioggia è chiaro. Ciao Valeria, buongiorno a tutti. Allora, grazie, buona giornata a tutti voi. Dall'autunno comasco. Ma anche... guardate che qui ce n'è di castagne, se volete. Saluta anche no, ma sono matte. Sì, vabbè. Tiziano e qualcuno dice che tempo di funghi, è vero. Ecco, un'altra cosa che ci sono i funghi, sono arrivati i funghi. Grazie, buon autunno e buona giornata. Buona giornata ciao a tutti. Sandra, grazie. Ciao a tutti. Ciao.